Giovani e lavoro. Da tempo si dibatte circa una presunta carenza di manodopera sia nella domanda sia nell'offerta, che riguarda in particolare alcuni settori, come ad esempio la ristorazione e il tempo libero. Ne abbiamo parlato con alcuni protagonisti, con alcuni professionisti, per usare un termine specifico, che quotidianamente si trovano a dover affrontare questo tipo di tematica. Dal mio punto di vista, nella nostra, diciamo, realtà, devo osservare, insomma, che c'è stata una modifica, un cambiamento nel modo di approccio a questo tipo di lavoro da parte dei giovani. Un approccio che ha modificato perché prima, se c'erano tanti giovani che avevano comunque voglia di fare questo lavoro, perché ti dava la possibilità di stare a contatto con il pubblico, ti dava la possibilità di conoscere tanta gente, ti dava la possibilità anche di guadagnare qualcosina in più, quindi soprattutto anche magari per gli studenti universitari. E in questo momento invece è molto cambiato. È molto cambiato perché dal punto di vista degli studenti universitari non vediamo più ragazzi che si approcciano a questo tipo di lavoro per cercare di arrotondare, di guadagnare qualcosina. Forse perché magari le famiglie aiutano in una maniera un pochettino più sostanziosa rispetto a quello che si faceva in passato. Per quanto riguarda invece chi si deve avvicinare proprio al mondo del lavoro come un vero e proprio lavoro, non solo per arrotondare, devo dire che i giovani in questo momento non stanno cercando questo tipo di attività come un lavoro a loro congeniale. Ci riteniamo soddisfatti, molto fortunati, perché abbiamo sempre trovato ragazzi per lavorare in sala e in cucina. Diciamo che non è il lavoro più ambito, che comunque ci sono orari comunque lunghi e soprattutto si lavora il weekend e nelle festività, però noi siamo abbastanza soddisfatti, siamo fortunati, abbiamo sempre trovato personale. Per me questo è il problema è dato da che i giovani oggi come oggi non vogliono più soffrire, vogliono tutto e subito. Magari fanno un corso di un mese, 2 mesi e pretendono di saper far tutto, mentre invece questo lavoro bisogna stare accanto a un vero barman, fare esperienza, cominciare da zero e crescere. Allora, io sono uscito dall'istituto alberghiero, di conseguenza la mia esperienza mi dice questo. Mentre prima una classe di 20 alunni, 18 andavano avanti o diventavano professionisti del settore o addirittura insegnanti, ci sono tanti colleghi insegnanti. Quindi la percentuale che non continuava e non faceva questo lavoro era del 10%, adesso è l'inverso. Ci sono diverse motivazioni ovviamente. La più importante è quella dell'aiuto che diamo noi ai giovani, noi genitori intendo in questo caso. Di conseguenza, essendo un lavoro comunque un po' impegnativo, ovvero meglio, è impegnativo durante le ore che tutti hanno libero, ovvero il fine settimana in special modo, si va a ballare, si va qua, si va là, capisci che quindi a chi piace veramente in questo momento diventa facile poter fare questo lavoro e riuscire a raggiungere certi obiettivi, ma tanti pensano ne vale la pena?